schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo capitolo di Tuning 2.0, ovvero Tuning in GTA Online. Quest'oggi, come parte dell'aggiornamento, hanno inserito un nuovo veicolo, la Rapid GT Classic, che è quella che avete appena visto, che io ho comprato, e andremo a modificarla insieme ragazzi. Eccola qui, abbastanza promettente come auto. Non è male per una sportiva classica, ragazzi, a chi piacciono le sportive classiche magari fa questo tipo di collezione, diciamo, no? Che colleziona sportive classiche, è abbastanza bella, molto 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 bella. Che dire ragazzi, adesso andremo a modificare quest'auto e andremo a vedere come esce fuori quest'auto, ragazzi. Io per le modifiche sono sempre un po', ci metto sempre un pochettino ragazzi, quindi abbiate pazienza, perché io con lo Santos Custom sono abbastanza indeciso, tranne per le modifiche base, poi per il resto sono sempre abbastanza indeciso, e quando capita che qualche amico mi aspetta in sessione per dire guarda ti faccio vedere l'auto, oppure esci dallo Santos, per cioè io sto lì una vita ragazzi, quindi abbiate pazienza e andiamo a vedere. Allora, per quanto riguarda le modifiche ragazzi, io sto vedendo qualcosina, diciamo che non è male ragazzi, qui siamo sui paraurti, non è male, non è male, e quindi niente, andiamo avanti, vediamo che altro ha quest'auto. Io qui non noto la differenza, ah ecco, perfetto. Allora vediamo i cofani ragazzi, i cofani, oddio, questo col motore che esce fuori, oddio, che cos'è questa cosa qui, ragazzi, qui se metterò questa, perfetto, metterò questa, mi piace veramente tanto, però non mi piace la parte del motore sopra, ok, non mi piacciono le parti rosse che si vedono. Perfetto, andiamo avanti ragazzi. Allora qui siamo sui fari, la copertura dei fari, non penso di mettere qualcosa perché a me, non lo so, vediamo, non è che ci sia molta scelta, insomma penso proprio che li lascerò così i fari ragazzi, quindi andiamo avanti insomma e vediamo che altro c'è. Allora, vediamo. Allora, io il colore dei fari lo lascio così, perché essendo una sportiva classica, il faro giallo sta benissimo, ragazzi. Qui abbiamo le livree. Ci sono alcune livree che sono molto carine. Non so quale sceglierò, mo vedrò un attimino. Vediamo un attimino quale scegliere. Anche se queste bianche a me con le righe piacciono parecchio, anche questa è bella, che riprende un po' tutto col motore cazzi e mazzi, insomma non è male come livrea ragazzi, però mi manca qualcosa, io boh, non lo so, c'ho un po' di indecisioni ragazzi, mi dovrò pure decidere a sistemare sti garage, perché c'è un bordello io dentro i garage, questa storia di glitch, sempre glitch, non riesco a fare una raccolta di auto, qualcosa di carino e tutto il resto, quindi vediamo, io penso che ci siamo quasi ragazzi, questi specchietti, oddio, sono un po' penosi, però vabbè, ci accontentiamo.
vediamo un po' il colore. Il colore a me piacerebbe cromata, però poi si perde la livrea, quindi nulla, la faccio color crivo, ragazzi. Questo bellissimo rosso particolare, un rosso un po' tenue, a me piace tanto. Farà uscire anche una serie dei colori che io metto abitualmente nella mia crew, quindi prossimamente farò uscire anche questa serie e vi lascerò tutti i codici dei colori, e così potrete metterli anche voi nelle vostre rispettive crew, insomma, e magari scegliete il colore più bello secondo voi. Quindi ragazzi, andiamo avanti, fin qui ci siamo. Questo qui no, questo è d'obbligo così, perché la parte anteriore è fatta in quel modo, quindi è d'obbligo. Ma io le minigonne non le metto, ragazzi. Vediamo gli alettoni. Questo alettone qui è il suo, ragazzi. O meglio, a me piace così quest'album. Poi non so, voi magari avete il vostro stile, il vostro gusto e tutto il resto, però a me piace molto così. Adesso sarà un problema il cerchio. Voglio trovare un cerchio simile all'originale, che dovrebbe essere questo più o meno, e lo facciamo bianco, ragazzi. Vediamo un po' bianco, perché mi sembra che è l'unico colore che ci possa sta bene questo rosso, secondo me, eh. Anche l'argento pietra lì, che cazzo è, però il bianco secondo me, ragazzi, è il colore ideale. Sì, bianco, perfetto. Poi andiamo a modificare il fumo, cazzate varie, e i finestrini, ragazzi, io non li metto scuri. A me su quest'auto non piacciono scuri, mi piacciono leggermente affumicati, chiamiamoli così, insomma. Questa, ragazzi, è l'auto, non è male come auto. Calcoliamo le modifiche fatte e tutto il resto, non è male. Andiamo a vedere gli interni. L'interno tutto in legno, ragazzi, è degno di una sportiva classica, sedili in pelle, non è male, ragazzi, per niente proprio, con questa gabbia di sicurezza e tutto il resto. Non ho fatto caso se c'era il neon, ma il neon comunque non l'avrei messo, perché comunque non credo ci stia bene, ragazzi. Niente, ragazzi, questa è l'auto di oggi. Non costa neanche tantissimo, è abbastanza carina d'auto, è sfiziosa. Detto questo, vi lascio un saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Oggi sto proprio dislessico, ragazzi, senza sampicce parole. Lascio un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.